Erika, ma dovevi andare via prima stasera? Dio, è tardi, madonna, l'appuntamento con Roberto, come faccio adesso? Mannaggia! Ma porca miseria, si è fatto tardi. Che stupido, perché non ho preso la tangenziale? Erika, neanche che adesso il mondo, falla aspettare. No, lui poverino non se lo merita, no, questo no. Perché lui cos'ha? È speciale? È forse qualcuno che guarda le donne dall'alto? Ma no! L'uomo di Erika è uno che è nato con dei sani principi femministi. Sì, sì, avete ragione anche voi, però, Però è tanto lo stesso. Gli uomini, lascia che aspettino anche loro qualche volta. Ciao, ci vediamo! Avete ragione veramente. Ciao Robby. È da molto che aspetti? No, sono arrivata circa un minuto fa e poi credevo di far tardi veramente. Allora siamo pari. Ho preso la strada più trafficata e credevo di aver fatto tardi anch'io. Beh, com'è andata oggi al negozio? Ma, è andata. Senti, ti va se ci fermiamo a un bar e prendiamo qualcosa di caldo? Va bene, sì, con questo freddo è proprio quello che ci vuole. Per me va bene un tè, grazie. Un tè e un caffè, grazie. Beh, com'è andata oggi? Avete lavorato? Oppure avete fatto un dibattito sui vostri diritti di donne femministe? Tutte e due le cose. Perché non c'è bisogno di fare dei dibattiti, come dici tu. Noi conosciamo bene le nostre storie, tutti i nostri diritti. Senti, Erika, non so come spiegarti, ma ho come la sensazione che il nostro rapporto stia subendo una metamorfosi. Che vuoi dire? Ti sento lontana da me, Erika. Come se tu vivessi su un altro pianeta. Anche prima in macchina eri così fredda. Ma di che cosa stai parlando, Roberto? Sto parlando di me. Di come mi sento in questo momento. Lontano da te. Io credo che tu stia veramente esagerando adesso, Roberto, eh? Ma mi dici che cos'è che ti fa sentire lontana da me, eh? Me lo vuoi dire? Erika, ogni volta che vengo a prenderti al lavoro, da un po' di tempo, noto in te qualcosa di diverso. Ma cosa ti sta succedendo? Che cazzo ti raccontano le tue amiche? Senti, Robby! Non stammi a sentire tu, Erika. Io credo che i tuoi stupidi pregiudizi stiano soggiogando te stessa. Senti, Roberto, che palle sei! Io non ce la faccio più, non ti sopporto più! Adesso mi hai veramente staccata, eh? Ma, Erika, dove stai andando? Però ogni tanto, prova a guardare oltre i tuoi confini. Stammi bene a sentire, Roberto. La donna non è solo in posizione orizzontale, d'accordo? E dai, Erika, per piacere, vieni qui, calmati! Ma dove vai? È la cena di domani sera! Sparisci dalla mia vita! Addio! Al diavolo tutte le donne, comprese e soprattutto quelle femministe. Però, se è femminista, poteva pagarlo pure lei il conto.
Roberto. Credo che questa sia una buona valvola di scarico per i tuoi problemi con Erika. Già, è proprio quello che ci vuole. Ehi Roberto, perché la donna quando mi accorge di essere servita a tutti gli effetti fa sentire il suo uomo colpevole di qualcosa? Ti ringrazio. Grazie per tutto, per avermi fatto questa domanda, creando solidarietà nei miei confronti. Figurati, lo scegliamo per di noi. Che vuoi dire? Tra noi nazisti? No, io devo dire di me. Franco, io non voglio perdere Erika. Se prima ero in crisi con me stessa, adesso lo sono ancora di più. Per Roberto, ieri sera al bar. Già. Da come sono andate le cose, secondo me, hai esagerato. E voi avete ragione. Però questa notte non ho dormito. Ci ho pensato, ripensato. Vedete, io vorrei che lui fosse realmente convinto dei nostri ideali. Come li chiama, Roberto? Pregiudizi? Sì, pregiudizi. Secondo me, Erika, dovresti provare ad impostargli questo tema diversamente. Soprattutto diversamente da ieri sera al bar. Beh, sempre se non vuoi perderlo. Vorrei chiedere al cameriere la chiave della porta del ristorante. La chiave? Per farci cosa? Per chiudere la porta. Così non mi scappi un'altra volta. Dai Roberto, ti va proprio di scherzare oggi. Volevo scusarmi con te per l'altra sera al bar. Per me non è importante. Invece per me lo è. Erika, adesso siamo qui, noi due, insieme. Ed è questo quello che conta per me. Anche per me. Sai Erika, io non vorrei che questo tipo di problemi di voi donne, o come li chiami tu, dei vostri diritti, ostacolino il nostro rapporto. Lo so. Sono certo che per te adesso non sarà facile affrontare questi due problemi. Problemi? Ma quali problemi? E perché sono due secondo te i problemi? Beh, il primo riguarda te, il tuo modo di essere donna, le tue scelte, i tuoi ideali. E il secondo? Noi due. Sì. No, non dire niente. Tu le tue scelte le fatte, le fai e le farai ancora. Ed io non voglio spezzare le ali delle tue libertà. Io voglio che tu sappia che rispetto le tue idee, perché conosco la donna che c'è in te.
Roberto, te la ricordi quella mia amica? Si chiamava Daniela. È stata lasciata dal suo uomo. Daniela? Ah sì, Daniela, quella tua amica femminista incallita come te. Beh, mi dispiace. Però secondo me il suo uomo non l'amava abbastanza. Thank you.